Ok, buongiorno a tutti ragazzi, e siamo per registrare la prima esercitazione di questo corso che riguarda la tuttatura di un voltmetro analogico, che è questo oggetto qui che vediamo qui su questo banco. Vedete, è uno strumento ad ago, quindi con una visualizzazione di tipo analogica. Non prevede alimentazione perché di fatto è uno strumento che non richiede un'alimentazione esterna, ma di fatto la prende, diciamo, direttamente dal segnale in ingresso, e è caratterizzato da un fondoscala di 15 volt, per cui la massima tensione che potrà essere misurata con questo voltmetro sarà di 15 volt. In più, se andiamo ad analizzare anche un pochino le informazioni che il costruttore del voltmetro ci ha dato direttamente sul pannellino frontale, vediamo questo 0,5 che indica il valore di classe dichiarato dal costruttore. E sicuramente la classe è uno degli obiettivi, cioè è una delle verifiche che vogliamo andare a fare con questo esperimento, cioè verificare che il nostro voltmetro soddisfi o meno la classe dichiarata dal costruttore. Per fare questo è necessario effettuare un confronto, ovvero appunto l'operazione di taratura, e questo confronto verrà fatto con uno strumento, ancora una volta un voltmetro, nel caso specifico un multimetro in realtà utilizzato come voltmetro, che fungerà da strumento campione. E quindi da strumento che ci consentirà di effettuare appunto punto per punto di taratura, quindi punto per punto di misura, il confronto tra quello che viene indicato dallo strumento sotto taratura, che indicheremo con V con X, con quello che viene appunto riportato, indicato, misurato dallo strumento campione, che indicheremo con V con C. Per effettuare questa taratura dovremo costruire un primo circuito che in effetti si basa sull'uso di un alimentatore stabilizzato in tensione e corrente e di un reostato a cursore a 3 morsetti. In pratica, a che cosa ci serve questo circuito? Serve perché noi dobbiamo innanzitutto dare un valore di tensione da far appunto leggere contemporaneamente al voltmetro sotto taratura e al voltmetro campione, che ovviamente a questo punto andranno messi in parallelo. E in più, poiché dobbiamo andare a fare la taratura di questo voltmetro incognito sull'intera scala, ipotizzando magari di andare a verificare il funzionamento del voltmetro in corrispondenza di 1 volt, 2 volt, 3 volt e così via fino a 15 volt o fino a 14, per andare a individuare il suo funzionamento, appunto, identificare il suo funzionamento su tutta la scala con passo di 1 volt, avremo bisogno di un segnale in ingresso variabile al voltmetro, che appunto vari da 0 a circa 14 volt, perché non arriveremo proprio a 15. Per fare questo, piuttosto che utilizzare un alimentatore a tensione variabile, che potrebbe essere appunto il misurando dei nostri 2 voltmetri, utilizziamo un circuito che si basa su un alimentatore a tensione costante, quindi che erogherà una tensione un po' maggiore di 15 volt, e con una massima corrente che può essere appunto definita sulla parte di display della corrente, sulla parte di controllo della corrente, che collegato opportunamente al reostato a cursore, che fra un poco andiamo a vedere, ci consentirà di creare un partitore resistivo in pratica, quindi un partitore di tensione che attraverso la regolazione che noi faremo manualmente sul reostato a cursore ci consentirà di far sì che in ingresso al voltmetro incognito e a quello campione ci sarà una tensione variabile di volta in volta definita dall'utente e comunque interna al range 0 fino al massimo che l'alimentatore potrebbe erogare, in questo caso 15,7 volt circa. Dicevo che faremo uso di un reostato a cursore, un oggetto che si presenta in questo modo. Forse per meglio spiegare un pochino
il funzionamento, il principio di questo reostato conviene fare riferimento proprio a questa immagine serigrafata su questa etichetta. In particolare vedete che è costituito da questi tre morsetti, 1, 2 e 3. In pratica due morsetti, questi qua neri, sono i morsetti fissi e che ai capi dei quali, se io andassi a misurare per esempio la resistenza complessiva o anche diciamo così, la tensione che si svilupperebbe in seguito a un passaggio di corrente, troverei un valore pressoché costante, indipendentemente da tutto. Mentre invece poi abbiamo un ulteriore morsetto, che è questo indicato con il rosso qui, che invece viene ad essere comandato da questa slitta in pratica e che di fatto consente di accorciare o allungare in pratica la parte di resistenza che verrebbe vista dal morsetto nero che è qui sotto rispetto al morsetto rosso. Quindi se per esempio, qui trovate anche tra le altre cose una barra graduata per darvi un'idea di in che direzione si sta andando, se appunto ci avviciniamo verso lo zero e andiamo per esempio a prelevare la tensione ai capi di questi due punti, oppure andiamo a misurare per esempio la resistenza ai capi di questi due punti, troveremo dei valori prossimi a zero. Se invece mano a mano ci avviciniamo verso il 100, indicando 100%, e quindi stiamo spostando di fatto questo cursore verso quest'altro lato, sempre se vado a misurare tra questi due punti, andrò a misurare una tensione più alta perché sta crescendo, diciamo così, la resistenza del partitore resistivo, ovvero se andassi a misurare una resistenza fra questi tre punti troverei una resistenza più alta. Ovviamente se invece io vado a fare, diciamo per sfizio, questa misura di tensione o di resistenza su questi altri due puntali, invece che su questi qua che dicevamo prima, otterrò esattamente il comportamento opposto, nel senso che andando verso il 100%, ovviamente poiché la slitta si sta avvicinando a questo lato qui, il valore di resistenza diminuirà e di conseguenza l'eventuale valore di tensione misurato, viceversa nel caso in cui andassimo verso lo zero. Ok? Quindi fondamentalmente noi utilizzeremo questo reostato all'interno del circuito per produrre una tensione che di volta in volta è variabile e variata dall'utente nel range che va da 0 a 15 volt circa per appunto andare poi a effettuare la taratura nei punti richiesti. Ovviamente adesso monteremo il circuito insieme per imparare pure un pochino a capire come si monta il circuito, a individuare gli oggetti, a individuare i cablaggi, quindi a individuare i morsetti, capire proprio insieme come si fa questa cosa. Poi, seguendo la traccia, faremo la raccolta di dati che vedrete è la cosa tutto sommato più banale di questa esercitazione, perché poi le parti un pochino più onerose riguardano l'elaborazione dei risultati ottenuti per arrivare innanzitutto, come vi dicevo prima, alla classe dello strumento e poi a fare una serie di altre elaborazioni utili anche a individuare per esempio la retta di regressione della curva ingresso-uscita del voltmetro sottotest, così come per esempio anche la fascia di steresi che abbiamo visto a lezione. In realtà poi nella traccia trovate anche nella parte finale dei suggerimenti su come poi implementare alcuni di questi punti che sono appunto più di elaborazione che di misura vera e propria. Detto questo, poi ogni esperimento che si rispetti richiede nella fase iniziale anche di annotarsi, perché poi andrà riportato nella relazione, nome e cognome degli strumenti e anche il loro serial number. Quindi per ciascuno di questi strumenti dobbiamo prenderci il valore seriale, per esempio, non so, per il voltmetro analogico abbiamo che il numero seriale è indicato qui come l'AMI DD/volt.97.0139.
Per il voltmetro digitale che utilizzeremo come campione vale un discorso analogo, tipicamente il serial number in questi strumenti lo trovate sulla parte posteriore o comunque come etichetta, diciamo, tipicamente messa dal costruttore sullo strumento. A volte in alcuni casi il serial number lo trovate anche diciamo accedendo al menu sugli strumenti più moderni, un po' come accade per esempio per il telefonino. Stessa cosa dicasi per esempio per questo reostato. Anche qui vedete il costruttore, vi dice anche i valori nominali di targa e poi vi dice il modello e il numero seriale. Sicuramente questi sono gli elementi più importanti di cui trascrivere il numero seriale, perché sono gli elementi che diciamo, vengono coinvolti direttamente, diciamo, nel processo di misura, principalmente ancora di più l'oggetto sotto test e il campione che viene utilizzato come strumento di confronto. Questo perché? Perché poi, diciamo, poiché il report che verrà fuori da un'operazione di confronto, appunto, metterà in evidenza se lo strumento è in classe piuttosto che no, ovviamente in un report serio va scritto innanzitutto nome e cognome dello strumento realmente diciamo, tarato e dall'altro qual è stato il campione che è stato utilizzato per tararlo. Perché? Perché questo assicura anche in generale l'utente finale di quel documento che magari andrete a fare sul fatto che diciamo, seppure viene una classe soddisfatta, o anche nel caso in cui la classe non sia soddisfatta, poiché io questa verifica l'ho fatta con uno strumento che ho considerato campione, voglio a mia volta essere, diciamo, certo che quello strumento poteva essere campione e diciamo, implementa quella catena di riferibilità che, arrivando fino ai campioni primari, consente di ritenere quel risultato e quindi il risultato della taratura complessivamente affidabile. E ovviamente il modo per tracciare tutto questo è attraverso i serial number, quindi i numeri seriali dei vari dispositivi. Ecco perché ogni qualvolta realizzerete, questa è la prima, ma ogni qualvolta realizzerete un'esercitazione di misure, vi verrà chiesto poi di annotarvi i serial number degli strumenti utilizzati, in particolare di quelli utilizzati soprattutto nel confronto, anche perché diciamo, ed ecco per questo che dicevo che magari seppure vogliamo prenderci il serial number di questo alimentatore lo possiamo fare, però tutto sommato alla fine per noi in questo circuito, in questo setup di misura, l'alimentatore stabilizzato è diciamo è un dispositivo ausiliario, se volete, cioè che ci serve solo per generare un segnale di tensione, ma poi il confronto di fatto viene fatto tra lo strumento campione e lo strumento sotto test, e quindi a rigore i numeri seriali che andrebbero senz'altro annotati in un documento tecnico sono principalmente di questi due oggetti qua. Poi, diciamo, ripeto, questi altri oggetti sono ausiliari, possiamo sicuramente inserirli per un fatto di completezza, però pure ai fini, per esempio, di una taratura vera e propria, quello che poi sarebbe contato è principalmente i serial number di questi due strumenti. Detto questo, allora possiamo a questo punto iniziare a provare a montare il circuito e il consiglio che vi diamo in generale è quello di avere il circuito alla mano, quindi avere lo schemino da dover implementare e provare diciamo, a seguirlo passo passo. Solitamente, vedete, i banchi saranno sempre provvisti anche di un certo numero di cavetti. Questi cavetti, anche indicati con cavetti banana-banana per via della diciamo così, forma in pratica della tipologia di connettore, sono molto diffusi nei laboratori elettrici e elettronici perché sono molto comodi e affidabili, tant'è che gli strumenti, diciamo gli ingressi, le uscite degli strumenti, sono tutti pensati per lavorare nella maggior parte dei casi con questi connettori. Li trovate di diversa lunghezza, in generale anche di diverso colore. Ovviamente il colore rosso-nero non è perché chi li produce è milanista, ma perché fondamentalmente è semplicemente per un fatto di leggibilità a volte del circuito, no? Perché spesso in alcuni circuiti voi avete
necessità di seguire le polarità, di garantire le polarità di alcuni componenti rispetto alle alimentazioni e così via, allora in quel caso avere dei cavi che magari con il rosso convenzionalmente indicano il polo positivo e col nero il polo negativo o il riferimento diciamo di terra può essere conveniente, ma da un punto di vista di leggibilità ovviamente. Però da un punto di vista costitutivo questi cavi sono esattamente identici, quindi non c'è nessuna differenza tra il rosso e il nero. Detto questo, allora cominciamo a montare il circuito e partiamo proprio dallo schemino che trovate sulla traccia e in pratica partiamo da sinistra, no? Quindi da dove c'è il nostro alimentatore stabilizzato, questo oggetto qui, che diciamo adesso ve lo spengo giusto per partire proprio da zero, fondamentalmente ha una serie di connettori come interfaccia. In pratica, senza andare nel dettaglio di come funziona un alimentatore stabilizzato, però lui per poter funzionare in maniera corretta ha necessità che, diciamo in qualche modo, i connettori, i morsetti corrispondenti all'uscita, in particolare l'uscita indicata ovviamente con output, siano collegati anche eventualmente a dei morsetti di sense, come abbiamo fatto in questo caso, che gli servono a lui come controreazione, perché è un circuito elettronico, per fare in modo da stabilizzare praticamente la tensione al livello che vuole l'utente, che gli verrà impostato dall'utente. Per cui, diciamo, cominciamo innanzitutto con iniziare a collegare i morsetti di uscita dell'alimentatore con i due cavi che verranno utilizzati, quindi immaginiamo che siamo qui, che verranno utilizzati e che dovranno essere collegati a questo reostato a tre cursori. Diciamo come convenzione usiamo, giusto per un fatto per capirci, che appunto il rosso sia collegato al più e quindi diciamo al più di questo circuito, e col nero utilizzeremo la parte che si collega al negativo. Dopodiché a questo punto che cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere innanzitutto il negativo. Allora, se guardiamo come è fatto questo circuito, fondamentalmente abbiamo che la parte fissa di resistore del reostato, e che è quella che dobbiamo collegare direttamente all'alimentatore, vedete? È tra i due morsetti neri, quindi tra questo morsetto qua e questo morsetto qua. Quindi, per esempio, possiamo andare a considerare questo collegato a questo morsetto nero, e quindi di fatto abbiamo creato questo primo punto di collegamento, e poi da quest'altro lato andiamo su quest'altro morsetto nero. Ok? In questo modo, diciamo con questo collegamento, abbiamo per ora praticamente creato questa maglia, quindi alimentatore reostato. Ok? Dopodiché, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collegare il morsetto variabile del nostro reostato al voltmetro incognito e al voltmetro campione. Prima di fare questo, prima di collegare anche il voltmetro incognito, facciamo giusto una prova per vedere come funziona questo reostato rispetto a quello che vi dicevo prima. E in particolare, che cosa abbiamo detto prima? Se riguardiamo un attimo questa immagine, abbiamo che se io vado a prelevare la tensione tra il morsetto rosso e quest'altro morsetto nero, che era quello che ho collegato qui adesso, mi aspetto che quando la slitta sta verso lo zero debba misurare un qualcosa in termini di tensione che è prossimo a zero, perché il partitore resistivo è quasi tutto sbilanciato da quest'altro lato. E quindi fondamentalmente vado a collegarmi al multimetro, innanzitutto sul morsetto che si può utilizzare per le misure di tensione. Vi ricordo che questo è uno strumento che consente di fare varie tipologie di misure, tra cui quelle di tensione in DC, che è quello con cui lo diciamo andiamo a impostare adesso. Il secondo morsetto che si può utilizzare per fare la misura in tensione, quindi per prelevare la differenza di potenziale tra due punti, è quest'altro comune che è indicato anche qua con lo, non so se lo riuscite a leggere, lo e AIG sono i due morsetti, e questo qui ovviamente andrà collegato a chi? A questo punto qua. Quindi
abbiamo fatto? Con questa prima connessione abbiamo collegato questo punto qui, di fatto al V con C. Ancora non abbiamo messo il V con X, quindi immaginate che non ci sia V con X. E poi dobbiamo collegare la parte, come dire, negativa del voltmetro, quindi l'ohm, alla parte, diciamo così, del partitore, che è collegato anche al negativo dell'alimentatore. Quindi fondamentalmente andiamo a collegarci da quest'altro lato qua. Ok, a questo punto, se facciamo una prova per vedere, prima ancora di collegare il voltmetro incognito, queste considerazioni che facevamo sul discorso del reostato, allora iniziamo ad accendere l'alimentatore. Alimentatore che vedete che in realtà ha due pulsanti, un primo che serve per accenderlo e quest'altro per erogare realmente la tensione e la corrente. Quindi in realtà quando io lo accendo in questo momento ancora non sto, diciamo, erogando nulla perché questo bottone è disabilitato, però ho la possibilità di andare a regolare appunto la tensione che vorrei avere sul carico in maniera più grossolana e un po' più fine attraverso questo cursore, e qui il valore di corrente massimo che non vorrei, diciamo, venisse superato durante tutto l'alimentazione del circuito, anche in condizioni in cui magari il carico per qualche motivo va in cortocircuito. Detto questo, nel caso specifico non ci aspettiamo situazioni di cortocircuito, tra altre cose abbiamo, anche perché come sapete i voltmetri sono oggetti ad alta impedenza, sono strumenti ad altissima impedenza, dell'ordine dei megaohm se non di più, e quindi diciamo questo limite di fatto potremmo anche, diciamo, non andarlo nemmeno a considerare. Comunque proviamo ad alimentare a questo punto il circuito. E vediamo cosa succede. Allora, ragazzi, dicevo, verifichiamo un attimo questo fenomeno del funzionamento di questo reostato. Prima avevamo invertito, diciamo, la tensione, scusatemi, il collegamento, invece di collegarci su questo punto qua, stavamo da quest'altro lato. E ricordiamoci un attimo il funzionamento qual era. Praticamente mano a mano che io aumento la slitta da 0 fino verso 100, io qua sto aumentando fra questi due punti la resistenza e quindi di fatto la tensione che cade sui capi, ed è quello che vediamo anche sul voltmetro. Cioè, se mi sposto verso il 100 aumento la tensione, se mi sposto invece verso lo 0 diminuisco la tensione. Ebbene, questo effetto, e in più inoltre, proprio perché diciamo, il valore massimo che abbiamo imposto con l'alimentatore è di circa 15-80 volt, mi aspetto che quando arrivo al 100%, fondamentalmente io mi trovi un qualcosa che sia prossimo a 15,80 volt. Siamo a 15,7, però teniamo presente che da un lato ci sono un po' di cadute, diciamo, sui cavi, dall'altro questo qui non è un display affidabile come può essere quello di un misuratore, perché questo è un alimentatore stabilizzato, non nasce con lo scopo di fare la misura, ma di darvi un'indicazione qualitativa. Ovviamente io mi fido di più di questa indicazione e vedete che in corrispondenza del 100% praticamente, diciamo, otteniamo circa 15,7 volt. L'obiettivo era quello di ottenere un segnale, un'alimentazione, scusate, un misurando che variasse da 0 a 14 volt, e quindi fondamentalmente lo faremo attraverso questa cosa qui. Detto questo, poi, qual è l'altra cosa da fare? Allora, questo strumento, come abbiamo detto prima, è un multimetro, quindi consente di misurare varie tipologie di grandezze. Lo utilizzeremo come voltmetro campione ovviamente in DC. Qui avete il menu che in realtà consente di andare a modificare la tipologia di misura. Nel caso specifico, diciamo, è DC volt, ma se per qualche motivo avremmo avuto necessità di misurare, non so, la tensione in alternata, diciamo, avreste premuto su quest'altro tasto e lui automaticamente avrebbe cambiato la modalità di misura. Caso specifico, a noi serve tensione in DC e quindi riportiamo su un DC.
In più, quali sono le altre operazioni che generalmente potreste andare a fare nella fase di configurazione iniziale del, diciamo, del voltmetro campione, in particolare del multimetro? Essendo uno strumento multiscala, quindi multirange, generalmente una cosa che va fatta è la scelta del range. Tutti questi strumenti più o meno moderni hanno comunque tutto sommato una possibilità anche di abilitare un auto range che consente automaticamente, sulla base di una routine sua e di piccoli campionamenti preliminari che lui fa sul segnale in ingresso, di stabilire quello che potrebbe essere il range migliore per quel tipo di misura. Nel caso specifico, per esempio, poiché adesso la tensione è molto è al di sotto del volt, guardate, è al di sotto addirittura di 100 millivolt, perché stiamo parlando di circa 20.5 millivolt, lui automaticamente ha scelto il range da 100 millivolt. Perché? Perché immagina che poi ci possa dare più indicazioni su questo dato. Perché? Perché fondamentalmente riesco teoricamente ad apprezzare anche, diciamo così, i microvolt in questo modo, no? Perché se questi sono millivolt, fino all'ultima cifra qui stiamo parlando di microvolt. Cosa succederebbe se invece scegliessi un range diverso? Quindi lo forzassi io manualmente in un range diverso ed eventualmente più grande, no? Quello che succederebbe è che praticamente se utilizzassi il range da un volt, vedete, automaticamente cambia l'indicazione, ma inizio a perdere la possibilità di discriminare il microvolt. Se vado su 10 volt, ancora peggio. Diciamo, perdo anche quest'altra cifra. Se vado su 100 volt, ancora peggio, e se vado su 1000 volt, ancora peggio. Cioè, dire cosa vale questo numero qui diventa praticamente impossibile. Ecco perché quando parlavamo, anche quando abbiamo spiegato nelle prime lezioni il problema di dover andare a scegliere, a fare in modo che quando si ha a che fare con uno strumento bisogna anche saperlo utilizzare, bisogna saperlo configurare, questo è proprio un classico esempio, no? Cioè, se io non avessi l'auto range e volessi configurarlo manualmente lo strumento, se lo configuro male, quindi significa nel caso specifico scelgo un range che magari è o sproporzionato rispetto a quello che devo misurare, oppure addirittura in alcuni casi potrebbe succedere il contrario, cioè che quello che devo misurare è più grande del range che io magari manualmente ho indicato, farei delle misure assolutamente sbagliate in alcuni casi non riuscirei proprio a misurare. Quindi ecco perché è importante anche l'operatore, diciamo così, in queste misure, perché poi deve saper utilizzare lo strumento, deve avere coscienza di come si utilizzi lo strumento. Detto questo, allora a questo punto possiamo passare finalmente alla raccolta dei dati. In particolare non possiamo partire subito se non per il fatto che ancora non abbiamo collegato il voltmetro sotto test, sotto taratura. Per fare questo disalimentiamo un attimo il circuito e quindi andiamo a prendere altri due cavetti per realizzare quest'altro collegamento, e cioè diciamo di collegare fondamentalmente V con X in parallelo a V con C, oppure potremmo andare a collegarlo in parallelo al reostato. Ok? Ovviamente il modo più semplice per farlo è collegarci direttamente in parallelo a V con C, e quindi andiamo ad innestare questo connettore in corrispondenza del morsetto positivo di ingresso del voltmetro, e poi per quanto riguarda il negativo, che qui è indicato con il valore del fondo scala, in realtà lo colleghiamo al negativo del voltmetro. Ora siamo pronti per cominciare? Tutto sommato, diciamo, sì, ci manca giusto qualche altra cosettina. Innanzitutto da farvi notare una cosa importante, e cioè che questo strumento presenta, se ci fate caso, innanzitutto, oltre alla scala graduata, uno specchietto, non so se si riesce a vedere bene,
Questo specchietto ha l'obiettivo di cercare, per quello che è possibile, di assistere l'operatore, nel caso specifico io, a minimizzare l'errore di parallasse, cioè quello causato dal fatto che magari io non sono esattamente perpendicolare alla scala nel momento in cui vado a fare la lettura. E in particolare, quando è che io posso ritenere di stare in posizione ottimale? Nel momento in cui, quando andrò a fare la lettura e vado a provare a, non so, a posizionarmi in corrispondenza di uno dei punti della scala su cui è la lancetta, non so, faccio un esempio, 5 volt, non vedo praticamente specchiata la parte di sotto della lancetta. Se non vedo quella parte specchiata, significa che sono esattamente perpendicolare rispetto a quella tacca, quindi rispetto a quel valore che stavo in quel momento puntando. Se invece la vedo specchiata, significa che mi sono spostato un po' a destra, un po' a sinistra, e questo ovviamente provoca quell'effetto sistematico che abbiamo chiamato errore di parallasse, che poi potrebbe andare a, come dire, inficiare ovviamente l'operazione di taratura. Altro piccolo aspetto, sempre legato al voltmetro analogico da tarare, è quello di verificare che in condizioni, come dire, di assenza di segnale, quindi di misurando, la sua lancetta riporti realmente il valore zero, perché ovviamente quella deve essere la condizione di partenza. Io mettendoci diciamo perpendicolare vedo zero e quindi non c'è bisogno di fare altre regolazioni, altrimenti per fare questo azzeramento, vedete, c'è una vite qui che consentirebbe attraverso un semplice giravite di andare a modificare proprio meccanicamente la posizione della lancetta nel momento in cui diciamo fosse necessario. Detto questo, praticamente oltre alla traccia che si costituisce di quei punti che vi dicevo, ne troverete sul banco anche una tabella già precompilata e che ha questo obiettivo. Allora, fondamentalmente sulle righe trovate i vari punti di misura in cui si vuole appunto effettuare la taratura, quindi sono 1, 2, 3, 4 fino a 14 volt. E poi invece sulle altre colonne cosa trovate? Trovate innanzitutto delle misure già fatte da noi, quindi trovate la colonna VC1 che indica le misure fatte, quindi le letture fornite dallo strumento campione nel caso specifico, da 1 volt fino a 14 volt nel verso della salita. Quindi che significa che l'operatore cosa ha fatto? È arrivato ad 1 volt, cioè a quando questo oggetto, il voltmetro analogico, segnava 1 volt, ovviamente col discorso di evitare l'errore di parallasse, e si annotava il valore riportato sul display dello strumento. Poi spostava la slitta in modo tale da iniziare da arrivare a leggere qui sopra 2 volt e andava a leggere il corrispondente valore riportato invece sul display del voltmetro campione e così via, fino a 14 volt. Dopodiché, diciamo, la VC2, quindi la colonna immediatamente vicino a VC1, riporta esattamente gli stessi valori, non in termine numerico, ma sul modo in cui sono stati ottenuti, tranne per il fatto che, diciamo, invece di ripartire da 0, si parte da 14, quindi in realtà si sfora un pochino 14, si va oltre 14, 14 è qualcosa con la slitta, e poi si ritorna su 14 per prendersi questo primo punto, e poi via via si torna in giù, fino ad arrivare al valore, diciamo, che avete trovato qua. Questa procedura, salita, discesa, è stata già fatta da noi un certo numero di volte, in particolare 9 volte, ottenendo così fondamentalmente 9 per 2 colonne. Quello che invece si chiede a voi di fare è appunto di andare a completare queste ultime due colonne, la VC19 e la VC20, e poi, sulla base di questi dati raccolti nuovi e di questi altri che
vi forniremo anche già in Excel, quindi diciamo non dovrete ricopiarli voi in un foglio Excel. Poi sarete in grado di svolgere il resto dell'esercitazione, in particolare non tanto da un punto di vista di misure, perché le misure saranno finite, ma da un punto di vista proprio di elaborazione dei dati secondo quello che appunto è richiesto dalla traccia. A questo punto quindi non ci resta altro che diciamo, cominciare e quindi ad annotare questi punti e poi una volta noti fare le elaborazioni che provvederete a fare voi attraverso Excel. Nella traccia, in particolare nel secondo foglio, come vi dicevo, troverete dei suggerimenti utili che vi danno anche delle indicazioni su, diciamo così, magari un po' più immediate, poi è ovvio che li possiamo approfondire insieme, per determinare quanto vi viene richiesto dalla traccia. Allora, detto questo, siamo praticamente pronti. L'unica cosa che manca ancora di fare è dire giusto qualche altra cosina sul voltmetro e sul modo in cui lo utilizzeremo. Come vi dicevo prima, l'abbiamo ovviamente configurato in modalità DC e poi per quanto riguarda il range potremmo utilizzare la modalità auto range piuttosto che fissare noi un range. Allora, nel caso specifico, poiché noi lavoreremo tra 0 e 14 volt, per come è fatto questo strumento che ha i range a 100 millivolt, 1 volt, 10 volt, 100 volt, 1000 volt e così via, significherebbe che se lasciassimo in auto range, tutto sommato lui salterebbe da un range all'altro in maniera automatica nel momento in cui superiamo per esempio i 10 volt, li superiamo di una certa quantità, di una certa fascia di stereosi che tipicamente ce l'hanno sempre questi strumenti. Allora, volendo evitare questo salto di range, diciamo anche ai fini dell'esercitazione non è un problema se ci andiamo a scegliere un range da 100 volt direttamente adesso, anche per le misure che faremo intorno al volt. Ok, quindi la prima cosa che ho fatto è stato innanzitutto quello di andare a scegliere manualmente il range da 100 volt in modo tale che poi verrà sempre utilizzato questo range da qui fino a quando non finiremo le misure. In più il fatto che lui stia diciamo in manual range, ve ne accorgete anche dal fatto che sul display c'è scritto man RNG, sta per manual range. Se invece fossimo stati in auto, lui automaticamente doveva, scusatemi, spariva quel manual range e quindi avrebbe utilizzato quel range più appropriato secondo lui per il segnale in quel momento in ingresso. Ovviamente qui è andato nei 100 millivolt per lo stesso motivo di prima, non stiamo alimentando il circuito, quindi qui ci sono pochi millivolt. Vabbè, detto questo, allora ritorniamo nel range da 100 volt che viene anche indicato qui e poi possiamo partire con le misure. Abilitiamo il circuito. E a questo punto in che cosa si svolge l'esercitazione? La raccolta dei dati prevede, come abbiamo detto prima, che io vada a muovere la mia slitta fino a quando non trovo che la lancetta del voltmetro vada sul primo punto di misura, in particolare un volt. Al solito aspetto, poiché c'è sempre un po' di inerzia meccanica sulla molla della slitta che diciamo di verificare che la lancetta si fermi e che sia esattamente in corrispondenza del volt, quindi cercando di evitare di vedere diciamo il riflesso specchiato della lancetta. Quando verifico questa cosa, poi posso andare a annotare il valore che diciamo era stato letto e quindi prenderò questo valore e lo segnerò in corrispondenza della prima riga. Stiamo facendo la misura in salita, ovviamente, perché stiamo andando da 0 a 14. Ovviamente l'immagine non è ottimale, però facciamo quello che possiamo. E via via si andrà avanti, per esempio sul 2, quindi si andrà avanti con la slitta fino a cercare di
beccare, diciamo, il 2 senza errori di parallasse. Dovrebbe essere questo 2.027 circa e così via. Andiamo su 3. Punto 008. Andiamo sul 4. Ovviamente vedete, questa è la parte più complicata perché bisogna non essere troppo ciecati o non diventarlo durante l'esercitazione. Punto 0.25. Sette punto 008. Otto punto 037. Punto 0.29.
10.017. Undici punto zero sessantaquattro. Dodici punto zero sessanta. Sedici punto zero trentacinque. Zero punto 14.025. Okay. Ok, siamo arrivati a 14, quindi abbiamo riempito la prima delle due colonne che toccava a noi. Ora abbiamo detto dobbiamo riempire la seconda, però con misure in discesa. Quindi che cosa facciamo? Andiamo giusto un attimo un po' più su per riportarci dall'altro lato del 14 volt. E poi rifacciamo la stessa cosa, però in discesa. Ok, 14.031. Poi scendiamo, arriviamo a 12. Sedici punto zero sedici. Dodici punto zero diciannove. Undici punto zero ventuno. Dieci punto zero zero tre. 8.993. 7.996.
6.966. Sei punto zero zero due. Quattro punto nove nove zero. 4.007 2.990 2.044 1.002. Ok, quindi con questo in effetti abbiamo completato anche la colonna VC20, quindi quella in discesa, e ovviamente se andassi a confrontare velocemente i valori tra le due colonne non li troverei identici a parità di riga, ma proprio per il fenomeno in generale dell'isteresi, forse per tutto quello che potrebbe essere capitato tra diciamo le misure in salita e in discesa, ma è proprio quello che vogliamo valutare, cioè vogliamo un attimo capire l'isteresi complessivamente che abbiamo ottenuto, ipotizzando che diciamo, appunto, non ci siano altri errori causati pure di parallasse da me, quindi residui, l'isteresi dovuta allo strumento, dello strumento stesso. Detto questo, dovreste solo appunto elaborare i dati secondo quello che sono le richieste, i suggerimenti della traccia. Con questo direi che abbiamo finito l'esercitazione sulla taratura del voltmetro, e quindi poi diciamo ci vedremo di persona per affrontarla anche insieme ed eventualmente capire anche insieme come elaborare questi dati per arrivare a questi risultati. Arrivederci.